al tempo in cui chiunque può produrre contenuti falsi, video, immagini, testi, il vero punto è di che cosa e di chi ci possiamo fidare. In teoria, visto che non si possono riconoscere, sarà sempre più difficile da riconoscere, sono i vecchi editori, le vecchie testate con reputazione pluriennale. Purtroppo, al posto di incarnare quel ruolo, che oggi sarebbe di grandissimo valore, oggi un giornale con un quotidiano, a mio parere, con alta reputazione guadagnata davvero, potrebbe vendersi a 10 volte il prezzo a cui è in vendita oggi, preferiscono in molti vendersi ai fuffari delle cripto, ai venditori di NFT, ai venditori di metaversi inesistenti. E questa cosa è un vero peccato, perché è un'opportunità persa per tutti. Ci siamo persi i vecchi editori con il loro grande valore e non abbiamo guadagnato nulla.